Trin, è suonata la campanella, cominciò l'intervallo. Come avevo detto nel video della settimana scorsa, oltre a cercare, avere come uno dei buoni propositi del 2020 di fare un video a settimana, ci siamo, è passata una settimana dall'ultimo, quindi per ora sta andando bene, vorrei inserire delle rubriche fisse, in particolar modo rubrica fissa 1, chiedi ad Antonella. Fatemi domande nei commenti di cose a cui vorreste che vi rispondessi e farò delle puntate dedicate per rispondere. Non mi chiedete consulenze legali perché, uno, non sono all'altezza, due, qualsiasi cosa vi dovessi dire si sostanzierebbe in rivolgiti ad un avvocato specialista di questa disciplina. Perché una cosa è spiegare come funziona il diritto, come funzionano le leggi, e una cosa è dare una consulenza giuridica, che è una professione con le sue specifiche tecniche che va fatta dalle persone competenti a farla. E quindi è inutile, mi farei solo perdere tempo. Seconda rubrica fissa che desidero inserire è corso di diritto al bar. Non so se sarà proprio questo il titolo perché forse è un po' cacofonico, però il concetto è quello. Di un corso di basi di filosofia del diritto e di questioni giuridiche di questioni del nostro ordinamento basilari, ma lei è Papillon, l'avete già vista, è stata male, sta un fiore, ha ripreso pelo e peso, è bellissima. E dicevo, un corso su questioni fondamentali di filosofia del diritto e del funzionamento del nostro ordinamento e de degli ordinamenti con cui il nostro entra in relazione, ma semplice. Da barra, la sfida è cercare di essere semplici, colloquiali, ma allo stesso tempo non dire fesserie. È una sfida ardua, spero di riuscire a vincerla. E ovviamente, come ogni corso di lezioni, c'è l'intervallo, il break tra la prima parte della lezione e la seconda parte della lezione. E siccome io sono una studentessa bravissima, cominciamo subito con l'intervallo. Questo è il primo intervallo. E nell'intervallo pensavo di parlare di film che mi hanno colpito, di libri che ho letto o sto leggendo, o di altre cose pop che non hanno a che fare con le questioni giuridiche. In particolar modo vorrei dirvi due cose su Tolo Tolo di Zalone, perché ieri sono andato a vederlo con Antonello, così, proprio estemporaneo. Cioè, amore, che facciamo? Andiamo a vedere Tolo Tolo, abbiamo la fortuna di avere qui sulla Tuscolana un piccolo cinema di quartiere che si chiama Atlantic, che è molto apprezzato da tutti i cittadini perché abitanti del quartiere, perché è sempre bello pieno. E siamo andati allo spettacolo pomeridiano e devo dire che mi è piaciuto da morire. Siccome tanti amici e conoscenti non ne hanno parlato bene, io mi sono detta che se mi fosse piaciuto quanto gli altri di Zalone, avrei fatto un video per spiegare perché mi è piaciuto. Mi è piaciuto tantissimo. Non penso che sia perfetto. Allora, bisogna fare una serie di premesse, perché se non facciamo una serie di premesse, non facciamo durare un video con 44 minuti, non siamo noi. Quindi cominciamo. Premessa 1: io non ho nessuna formazione specifica per parlare di cinema. Quindi io quello che farò in questo video è dire cosa mi è piaciuto, perché argomentandolo, senza nessuna pretesa di fare una recensione in senso tecnico, ma semplicemente con gli strumenti che ho, al meglio delle mie capacità, di argomentare sul perché a me è piaciuto e perché ritengo che sia un'opera valida. In particolare, e questo sul finale del video, perché secondo me è più bello della Vita è bella di Benigni. Lo so, è un'affermazione molto azzardata, ma secondo me è così più bello. E ve lo argomento e spero che riuscite ad argomentarlo in maniera convincente. Quindi, io non sono un tecnico, farò del mio meglio per argomentare nel modo migliore possibile, ma sarà sempre lo spettatore medio che argomenta al meglio delle sue possibilità. Non sarà certo una recensione fatta da chi ha studiato cinema e quindi conosce le specificità di questo linguaggio. Io quello che ho fatto è stato fare il liceo classico, dove qualcosa ti viene insegnato sulla struttura narrativa, sul come si racconta una storia e perché si racconta una storia, ma oltre questo non ho
un'altra competenza. Poi, premessa 2, io adoro Zalone, io lo adoro, ma non mi fa ridere. E lo adoro anche se non mi fa ridere, cioè qualche risata me la faccio, però non è che mi sbellico, non è che dico adesso mi guardo un film di Zalone e mi faccio le matte risate. Io quando vedo Quo Vado sul finale piango, ma proprio di commozione proprio sincera, cioè quando c'è quella scena dei vaccini, io piango. Ok? Mi commuovo profondamente. Perfetto. E secondo me il motivo per cui a me piace tantissimo Zalone è che è mia opinione che lui riesca a raccontare l'Italia in una maniera assolutamente reale. Cioè lui usando la tecnica comunicativa della parodia. In realtà poi quello che viene fuori non è una parodia, ma è un racconto naturalistico. A Napoli c'è un modo di dire che è tapittata, lepittata, traduzione letterale, ti ha dipinto, l'hai dipinto. Spiegazione del significato, hai realizzato una descrizione completa, ma molto sintetica. E quello che fa Zalone, secondo me, è con un linguaggio artistico, che è quello della satira e della comicità, mette in piedi una descrizione sintetica eppure molto completa di quello che è l'Italia oggi. Il giochino, e non una critica, non una fase non satira. Come momento di critica, di messa in discussione, ma proprio umorismo come strumento di racconto, di descrizione di una realtà complessa descritta in maniera molto efficace usando l'umorismo. E che tipo di realtà è questa che descrive Zalone? Una realtà, cioè, ci sono due elementi, cioè. Anzi, in realtà tre, c'è sempre lo sfondo di una realtà italiana fatta con i personaggi di sfondo, le scene di sfondo, che secondo me è sempre descritta in maniera efficace. Cado dalle nubi, c'è cioè tutta la parte in cui lui stava in Puglia quando prima di decidere di andare a Milano con il lavoro in cantiere, la fidanzata che fa la parrucchiera a nero, cioè. Quindi tutto un contesto che lui riesce a. E poi quando poi va a Milano, quando partecipa al talk show, anche lì tramite tutto un insieme di scene di sfondo, la descrizione, la lega, il suocero leghista, eppure cioè, è l'Italia, e sullo sfondo c'è sempre l'Italia, sempre con la tecnica dell'umorismo che secondo me viene rappresentata in maniera efficacissima. Poi c'è un elemento della modernità. Che in Cado dalle nubi è l'omosessualità, in quello successivo, in questo momento non mi viene il titolo, è il te terrorismo e cultura islamica all'interno del nostro paese, in questo è l'immigrazione, cioè, e quindi lui non, in questo film non parla di immigrazione, Tolo Tolo non parla di immigrazione più di quanto Quo Vado non parli di posto fisso. O di quanto Cado dalle nubi non parli di omosessualità, parla sempre di come rispetto a questi elementi della modernità si rapporta l'Italia, dove il personaggio di Checco Zalone creato e interpretato da Luca Medici, io lo adoro, e quindi come questo individuo, che com'è questo individuo interpreta questo personaggio di Zalone, un egocentrico di merda. Una persona molto egocentrica che ovunque si trova rispetto a qualunque persona si relaziona, in qualunque contesto non gliene può fregare di meno. È sempre lui, lui è al centro di tutto, lui è al centro dell'universo, entra nei posti e non si guarda intorno. Metaforicamente è uno che entra in metropolitana e va a sbattere contro tutti perché è entrato lui e fate spazio. È un egoista. I problemi suoi prima di tutti, i suoi, ma neanche problemi, i suoi bisogni, i suoi desideri prima dei problemi di chiunque altro. È un ignorante
compiaciuto della sua ignoranza, soddisfatto, felice della sua ignoranza. È molto egoista, egocentrico. E quindi questo. E in questi film di Zalone, questo personaggio affronta nel relazionarsi con questo elemento della realtà forte con cui l'autore Zalone, in questo caso autore e regista, lo mette a contatto, lui non ci racconta l'elemento della realtà, l'immigrazione, l'omosessualità, il terrorismo, ma lui ci racconta sempre il modo del cazzo da cieco di questo italiano medio e di tutto lo sfondo di relazionarsi con questi forti elementi della realtà. Allora, terza premessa fondamentale, questo video è pieno di spoiler, stracarico di spoiler, ve l'ho messo anche nel titolo, è pieno di spoiler. Se non vi interessa, 3, 2, 1, stanno per cominciare gli spoiler, chiudete, avete chiuso, comincio a spoilerare. Ok, quindi abbiamo detto che il film, che io trovo meraviglioso, non parla di immigrazione. Questo perché, allora, la trama com'è? La trama è lui che in Puglia ha cercato di aprire un ristorante di sushi in un paesino della Puglia. E tutta questa cosa viene raccontata prima dei tiri di testa, in un modo che secondo me è, nonostante, cioè, Brisa la prima esperienza registica, io l'ho trovato bello come, tutto sommato, in un tempo abbastanza concentrato, dove è riuscito a rendere uno spaccato di una complessità, introducendo questo personaggio che proprio ai primi fotogrammi sta in bicicletta e vede il manifesto per un posto in un concorso pubblico e alla fine del film è presidente del consiglio eletto perché fa una carriera incredibile ed è un personaggio che ha solo questo cameo che ogni volta che si presenta con un nuovo incarico, perché fa questa carriera fulminante e c'è proprio tutta la contraddizione, la madre che vuole che lui richieda il reddito di cittadinanza, lui che non vuole richiedere il reddito di cittadinanza perché vuole essere uno che produce, che crea, produce, crea, ma fa una cazzata. La sera dell'inaugurazione tutti quanti lo festeggiano, però poi quando questo ristorante fallisce, tutti pronti a dire che si sapeva, era ovvio, ma come ti viene in mente di aprire un ristorante di sushi in quel paesino della Puglia? È ovvio. E quindi in questo proprio ci ho visto questa cosa di questa capacità di Zalone di fare lo sfondo, di fare questo sfondo molto rappresentativo dell'Italia che siamo, e poi quindi la fuga in Africa. Fuga in Africa lasciando madre pignorata, due ex mogli pignorate, lo zio che aveva sulla sedia a rotelle che aveva con la bombola d'ossigeno che aveva investito insieme ai suoi figli, quindi ai cugini, in questo ristorante pignorati, quasi 500.000 euro di debiti con lo Stato. E lui scappa in Africa dove va a fare il cameriere. E questa scena è questo resort meraviglioso dove ci sono tutti camerieri giovani di colore e lui è l'unico bianco un po' più grande di età. Che è fantastico. E c'è tutta la. Eppure lì nel resort si vede ancora questo fare sfondo, questo fare raccontare quest'Italia sullo sfondo e vedi tutti questi imprenditori con questi accenti del Nord Italia. Mi pare che forse anche uno napoletano, che raccontano le loro vicissitudini con la burocrazia, con i controlli della finanza e che sono vicissitudini assù, cioè dove non parliamo, non, non, loro non vantano, questa è una cosa interessante perché esiste l'evasione in Italia, esiste la grande evasione. Esistono grandi evasori che se ne vanno nei resort a spendere i soldi che avrebbero dovuto versare in tasse, ma Zalone non ci mette questo tipo di persone qui, ci mette dei tizi che stanno raccontando che tipo il ristorante 4 stelle è stato chiuso perché la tazza del cesso era 8 centimetri più alta della norma, oppure di uno che è stato multato perché dopo che la finanza gli è stata tipo un mese in azienda. Non ha trovato niente, gli ha messo una multa per l'IVA non pagata sulla cancelleria.
E Zalone che passando, mentre serve da bere, loro raccontano, lui indovina esattamente che multa gli è stata fatta. E quindi questa è comunque una parte, cioè è un racconto di burocratizzazione eccessiva del nostro paese, che è una parte della realtà ed è carino, non è tutta la realtà, ed contribuisce a questo sfondo di quest'Italia che è piena di contraddizioni. È molto ambigua e contraddittoria, piena di luci ed ombre. Allora, la storia si dipana su ad un certo punto. Ah, poi bellissima la figura meravigliosa di Omar, questo ragazzo africano, coltissimo, ma proprio di profonda cultura europea, innamoratissimo dell'Italia, innamoratissimo del neorealismo, e praticamente quindi questo contrasto meraviglioso, si piacciono, sono amici, ma uno è nero e coltissimo di cultura italiana nostra, quella che studia al classico, quella che si studia al DAMS, e lui ne sa tantissimo, e l'altro è Zalone che non sa una mazza di niente, e quindi vengono fuori anche delle battute carine, però al di là delle battute, l'aspetto comico è proprio nel come vengono costruiti questi due personaggi e nel confronto tra di loro. E ad un certo punto, con una scusa, un espediente banale, che però non è tanto, perché Zalone si è portato dall'Italia, oltre che il denaro, i vestiti firmati e l'acido ialuronico, che credo che lo uso pure anch'io, mi sa, dovrò andare a controllare la crema che ho di là, che è un antirughe. Ed è pure questo uno stereotipo che è molto forte di noi quando viaggiamo all'estero, degli italiani che sono attenti al look, sono attenti all'aspetto, che vanno appresso ai brand. E quindi proprio quindi nella costruzione di una macchietta di un italiano tipico, e lui ha questo santo graal di questa crema antirughe. Sta da mesi in Africa, sta finendo la crema antirughe. Omar, portami nel centro del villaggio, andiamo a cercare l'antirughe. Nel centro del villaggio, ovviamente, l'antirughe non c'è. Ed è bellissimo che poi questo vasetto va per tutto il film, sarà presente in molti momenti come espediente comico, ma non è solo un espediente comico, è proprio un riferimento culturale. E se un riferimento culturale è una crema antirughe. Oh, a posto. A posto così. E mentre stanno nel villaggio arrivano i terroristi e lì c'è la prima cosa, secondo me. Allora, io ho premesso che non sono una persona comune che va al cinema, le mie non sono valutazioni tecniche, quindi probabilmente ci saranno state anche delle, prima di questa scena, altre cose fatte male nel montaggio o brutte nella regia, ma io non ho la sensibilità e la cultura per accorgermi. La prima cosa che ho notato, che un po' mi ha schifato, è la scena che lui sta dallo speziale del villaggio e scoppia una bomba. Lui è praticamente, cioè, tu vedi di profilo loro due, il profilo del bancone e la finestra alle spalle di Zalone. Loro si sono chinati prima dell'esplosione. Ovviamente è una commedia. Però io, che pure non è che sono patita di film di azione, che sto molto attenta a queste cose, sono rimasta un po' così, ma com'è che si sono chinati? Si vede proprio, cioè se andate a vedere la scena, vedete loro che si chinano e dopo non dovrebbe, nella realtà non funziona così, e se lo fai così è brutto. E quindi niente, i terroristi che mettono a ferro e fuoco il villaggio, una serie di battute, lui che avvisa la madre con un SMS che è vivo per chiedere aiuto, la madre dà il numero alle ex mogli da cui lui ha mandato un messaggio, e quindi lui fa una serie di battute sul fatto che quella non è una, mentre tirano le prime cose bruttissime, ma quella non è una vera guerra, la vera guerra è quella che sopporta lui a casa sua, e che riappunto cominciamo nella tormentone di questo personaggio che di fronte a una realtà estrema rispetto alla nostra di tutti i giorni, ma anche rispetto alla nostra quando è difficile, e però lui sempre riferito a se stesso, tutto riferito a se stesso, mai come sempre come se lui non fosse lì in quel momento, ma fosse in un altro,
mondo parallelo che non è quello che sta vivendo in realtà, ma è un mondo che lui sta immaginando. Tornano con un'ape, perché la macchina che avevano usato è stata rubata, non si sa, al resort, il resort completamente distrutto. Nel resort lui ha conosciuto una cameriera hijab, bellissima, africana, che giustamente non se lo fila de pezza, e quindi ci sono state anche, prima che loro uscissero, è successo tutto questo po' di scenette comiche con lui che cerca di fare il simpatico con hijab che lo manda a stendere, e un po' di sketch comici. Dopodiché, vabbè, cioè, vanno, oddio, ma mi sto raccontando tutto il film, no, tutto il film, no. Insomma, per una serie di vicissitudini, passano pure al villaggio a conoscere la famiglia di Omar. Quello è un altro momento in cui si vede appunto questa relazione tra questo personaggio così italiano medio e la realtà del villaggio, e vedi che lui mangia gli spaghetti. Eppure questo è uno stereotipo, ma quanto spesso ancora noi diciamo che l'unico cibo è il nostro e il resto fa schifo. Per certi versi sì, per certi versi no, però cioè lui nel villaggio africano che gli hanno fatto gli spaghetti perché lui è il solito italiano a cui bisogna fare gli spaghetti se no non trova pace, comunque è un elemento comico, è un elemento di questa narrazione che a me piace tanto, che io non dico, cioè io non dico che costruire questa narrativa dell'italiano medio che si relaziona col mondo e fa tutte figure di merda, perché sì, perché essendo lui così non può che fare figure di merda, abbia di per sé valore artistico. Dico che a me soggettivamente sembra che ce l'abbia e io me lo vivo molto bene, me lo guardo con molto piacere e anche nelle parti in cui mi ci riconosco, perché in ognuno di noi trova un po' di sé in questo personaggio. Oddio, se trovate tutto di sé nel personaggio, fatevi qualche domanda. Però comunque un qualcosa ce lo troviamo tutti, ci dice, parla ad ognuno, a una parte anche piccola di ognuno di noi, e questa cosa di non nascondersi, di riconoscersi, di dire sì, noi siamo quello, io comunque lo trovo bello e lo trovo arte. Poi se okay, l'ho argomentato, questo è il mio punto di vista argomentato, datemi un punto di vista alternativo argomentato, il gatto si lava intanto. Quindi, per ragioni che scoprirete nel film, perché non perché non ve le voglio spoilerare, ma siamo già a 23 minuti, lui decide di tornare in Europa come bruciando, stracciando i suoi documenti, negando la sua identità di cittadino europeo, facendo il viaggio della speranza con gli altri migranti. Questo viaggio della speranza con gli altri migranti, scordatevelo, non nella realtà non è così. Non è così. Quello che ha raccontato Zalone è 1 miliardo di volte più facile di quello che è nella realtà. Io ero molto spaventata perché sapevo che in una commedia non si può mettere la realtà di quello che succede in Libia, la realtà di quello che succede lungo tutto il percorso per arrivare dall'Africa subsahariana finalmente alla Libia, pagare i trafficanti, partire. Non si può fare perché non è più una commedia, non si è più capace di gestirlo. Quindi quello che voi vedete in quel film è profondamente edulcorato rispetto alla realtà. E anche qui questo è perché non è quello che vuole raccontare il film. Quello che vuole raccontare il film è questo percorso di quest'uomo bambino, di questo Pinocchio eterno, che è questo italiano stereotipo, quando si trova alle prese con delle specifiche difficoltà che lui non è in nessun modo attrezzato per affrontare. E io ho trovato dei buchi di trama, per esempio. Allora, ad un certo, vabbè, bellissima
la figura del giornalista francese è un pezzo di merda perché si può essere delle persone di nessuna etica anche se si è acculturati, se si è ricchi, se si è eleganti, se si parla in maniera forbita e se si sembra che siamo le persone più generose del mondo. Perché in realtà sotto anche l'apparenza migliore ci può stare la peggiore struttura etica dell'individuo. In particolare, allora, praticamente loro, dopo una scena bellissima dove viene parodiato l'esercito italiano in una maniera meravigliosa, un cameo geniale che mi ha fatto morire da ridere e che manda anche un po' in crisi lo stereotipo di italiani brava gente, sto cavolo, non brava gente non per niente. Quindi viene fa questa scenetta, il risultato dinamico nella storia è che Zalone, Checco, Pierfrancesco, si perde l'autobus che sta attraversando il deserto, cioè questo autobus con dei trafficanti che sta attraversando il deserto per arrivare fino a Tripoli all'imbarco e Zalone scende. Dudù, quello che pensiamo essere, e non riesce a risalire. Questi ripartono e non lo fanno risalire. Dudù, che è il bambino, il figlio di Hijab, scende anche lui perché si è affezionato a quest'uomo Pinocchio, gli vuole bene. Hijab e suo figlio scende anche lei, Omar scende pure lui e si ritrovano tutti quanti da soli nel deserto con delle coperte a piedi. A piedi, che è un'esperienza drammatica da cui tendenzialmente non si esce vivi. Ovviamente è una commedia, loro ne escono vivi. Ed è già la seconda volta in cui lui crea un problema alle persone che viaggiano con lui. Anziché essere una figura di riferimento che è di sostegno, d'aiuto e di guida, come ti aspetteresti nello stereotipo debba essere un maschio alfa italico, in realtà quello che viene lo stereotipo che segue Zalone, che io trovo realistico ed esilarante, è che il maschio alfa italico lo è solo a chiacchiere. E nella pratica è solo un portatore di grandissimi casini che non trova mai una soluzione che sia una. E quindi li salva nel deserto questo giornalista francese che arriva col gippone e persona di scarsa etica, ci sono questi nel deserto con le coperte che hanno passato la notte accendendosi il fuocarello con gli stelpi avvolti nelle coperte. Vi ricordo che di notte nel deserto la temperatura scende tantissimo. E lui invece di dirgli: vi serve dell'acqua? Vi porto da qualche parte? Posso fare qualcosa per voi? Siete vivi? Tutto disidratati? Come va la temperatura? No, prima cosa lui li riprende con la telecamera e gli chiede da dove vengono. Dopodiché li porta a Tripoli, quindi tutta la parte dell'arrivo in Libia diventa un viaggio in macchina, molto simpatico perché lui ha la platinum, la crema antirughe, quindi questo santo graal della platinum. E quindi anche questo confronto divertente tra l'italico medio e il giornalista, quello che è il più figo di tutti, è il più bello di tutti, è il migliore di tutti, il più buono di tutti, che fa le cose per bontà, cioè, e li porta in albergo a Tripoli, ci prova con Hijab, è interessata, però poi non è interessata, anche lì una scena abbastanza interessante. La mattina dopo, cioè, un cambio di scena, siamo di nuovo in macchina. Dove andiamo? Andiamo a visitare le carceri libiche. Marcio ha trovato un contatto. Visitiamo le carceri libiche e lì c'è un problema. Cioè, pure lì un altro momento che ho tremato perché le carceri libiche sono un posto bruttissimo. Se vi volete documentare su internet trovate di tutto. Dove succedono cose agghiaccianti e quelli che rinescono vivi sono segnati per sempre nel fisico e nella psiche.
e molti non riescono a parlare di quello che succede. Una delle cose che succede è che più o meno tutti vengono stuprati, uomini, donne e bambini sono vittime di violenza sessuale, tra le altre cose. E questo perché la violenza sessuale non ha a che vedere con l'attrazione sessuale in nessun modo, ma con l'umiliazione e la sopraffazione, l'affermazione del dominio sull'altro. Quindi io avevo timore, dice, come fai? C'è una donna, cioè la metti la scena di stupro, non ce la puoi mettere, una commedia non la può sostenere una cosa del genere, quindi non ce la devi mettere. Escamotage trova Zalone molto bellino e che lei è una guerrigliera, quindi prima in qualche modo ammicca e poi quando approfittando della situazione ammazza i carcerieri, gli ruba le armi, il carcere, il centro di detenzione libico viene svuotato e tutti scappano perché lei è una guerrigliera. In detenzione con lei aveva incontrato altri guerriglieri e quindi, allora, a parte la scena di come lei si ribella e ammazza quelli che volevano fare sesso con lei, per fortuna non la facciamo vedere perché non c'era modo di girarla in una maniera che avesse un senso, che fosse realistica. Però lì c'è il buco di trama, secondo me, più grosso, cioè se questa è una guerrigliera, caspito, ci faceva fare la cameriera nel resort. E se questa è una guerrigliera, il bambino da dove è uscito? Buco di trama. Secondo me anche abbastanza grosso, però fa niente. Eppure lì vediamo che Zalone, come uomo, vale una mazza. Nel senso che quando lei si concede a sti due, cioè dice a sti due che sono andati, diciamo, con chi lo vuoi fare, le fa con tutti e due. E lui, siccome lui è innamorato di questa donna, invece di capire che c'è qualcosa sotto, cosa che invece il bambino capisce benissimo e dice: stai zitto, stai zitto, stai zitto, lui dice: ma perché tua madre è una grandissima? Non mi cosa dice zoccola puttana, perché poi è bello che comunque i personaggi di Zalone sono profondamente sessisti e io non lo trovo offensivo perché l'Italia è profondamente sessista e quindi nel momento in cui tu lo racconti e lo ridicolizzi anche perché questa era una guerrigliera e tu non l'hai capito e hai pensato subito che la questione fosse un'altra e il bambino invece l'aveva capito. Ok, allora direi che sono 33 minuti e posso anche evitare di farvi spoiler. Questo buco di trama ve l'ho raccontato, il giornalista francese ve l'ho raccontato, bellissima la scena, praticamente vicissitudini, lui e il bambino sulla nave, romantica la scena della nave che naufraga, gli spagnoli dell'ONG li salvano e quindi 18. Praticamente 18 e le altre, e quindi poi si vede il ministro, sempre quello che ha il personaggio, quello che è il ministro degli interni in quel momento, e dice: però verranno divisi tra tutti altri paesi europei. E parte la scena, la musichetta di Ok, prezzo è giusto, con il sorteggio, quale gruppo va a quale paese direttamente sulla nave. E una cosa di cui volevo pure parlarvi è il finale che finisce con una scena a cartone animato, stile Pomelli, Dottone e Manici di Scopa, che è un vecchissimo film della Disney, se non ve lo ricordate o non lo conoscete recuperatelo, quindi molto fantastica, dove si dice che perché noi bambini siamo nati in Africa? Perché c'è una cicogna strabica che anche zoccola e porta tutti i bimbi in Africa. Sessismo contro il razzismo, questa cosa mi è piaciuta tantissimo. Anche allora è spiazzante perché tu non capisci, ma perché mi metti questo finale così?
Perché in realtà era come dire, guardate, è tutto un po' una favola, perché in realtà il viaggio vero dei migranti è 1 milione di volte più duro, brutto e doloroso di quello che io vi posso raccontare. E ok, ci sta, però se tu mi dici questo, poi mi infici quel meccanismo dell'italiano medio che si misura con le realtà più difficili di lui. È un po' contraddittoria, io l'ho trovata questa cosa. Ah, un'altra cosa bellina è praticamente lui a un certo punto, per effetto del caldo, il viaggio che fa, inizia a dire cose tipo, come Mussolini, cioè si imposta, gli viene la voce alla Mussolini, cioè, dottore, che cos'è? Cosa non è un attacco di fascismo? Vedi, il fascismo è latente in ognuno di noi, poi può capitare che venga fuori. E come la Candida, il fascismo è come. E questo devo dire, allora, di per sé stessa. Allora, uno è un piccolo sketch comico che descrive alla perfezione quello che io penso sia il fascismo, nel senso che ognuno di noi è portato, se non si sorveglia in maniera adeguata e non fa un adeguato lavoro culturale su se stesso, a orientarsi verso l'autoritarismo, non comprendendone tutti gli aspetti nefasti per sé come individuo e per la collettività a cui appartiene. E quindi, siccome la Candida mi piace, cioè è qualcosa che delle propensioni a cavolo che tutti noi portiamo dentro e possono venire fuori nei momenti più pensati. Siccome non è riuscito, cioè non diventa un elemento causale che fa succedere qualcosa e quindi rimane, secondo me, un po' appeso, un po' come a cameo, non diventando proprio parte della trama, e questo non mi è piaciuto tanto. E quindi dopo 37 minuti, finalmente vi devo dire perché, però, secondo me è più bello della vita è bella. Se è mia opinione che sia più bello della vita è bella. Dal punto di vista, per quello che ne posso capire io, che non sono una specialista, sono uno spettatore medio, a me La vita è bella è sembrato un film dal punto di vista tecnico infinitamente superiore, ma molto, con montaggio, regia, tutto molto più pulito. Ma mi è sembrato un film anche profondamente idealistico. Il protagonista è una persona completa, è un italiano brava gente, una persona completamente buona, una figura completamente positiva. E se voi fate caso, nel film di Zalone i cattivi si vedono pochissimo, perché quello che voleva fare Zalone non era mostrare la dinamica dell'italiano buono contro i trafficanti cattivi, non era quella la dinamica che gli interessava. Ma voleva dimostrare la dinamica dell'italiano incompetente e facilone rispetto ai problemi seri di un viaggio di quel tipo, e non tutti i problemi seri perché sono enormi, la parte più facile dei problemi seri di un viaggio di quel tipo. E quindi non potevi rappresentare i trafficanti o i miliziani oppure le milizie islamiche. In maniera molto presente nella trama e nella sceneggiatura, perché sarebbero stati un contraltare di crudeltà rispetto alla bontà dell'italiano brava gente, che invece è esattamente la dinamica che viene costruita nel film di Benigni, dove i nazisti parlano una lingua strana che li rende meno umani, il protagonista è umano, i nazisti non sono umani. Sono i cattivi, la dinamica buono-cattivo. Mentre appunto tra la relazione tra il bambino, adulto-bambino nella vita è bella e la relazione adulto-bambino nel film di Zalone. Nel film della vita è bella l'adulto è una figura di riferimento. C'è un enorme problema, l'adulto ne carica tutto il peso morale su di sé e cerca di trasmettere al bambino una visione edulcorata, semplificata, rassicurante, in modo da proteggerlo nella situazione orribile in cui si trovano. Zalone, rispetto al bambino di Dudù,
non è in alcun modo protettivo, se ne, cioè gli si affeziona, ma non è una figura di riferimento che riesce a tutelare. Cioè, a certo punto, quando la mamma se ne va, se ne esce con, si allontana, sparisce dal fuoco della scena con i due carcerieri libici e gli dice: tua madre è una grandissima zoccola, non c'è tutela, non c'è porsi, cioè c'è porsi si pone in maniera affettuosa rispetto al ragazzino, ma non da adulto che protegge un ragazzino. Io trovo che la visione del film di Zalone, di questa relazione adulto-bambino e di questa relazione adulto-problemi del mondo, quella del film di Zalone secondo me è vera, è realistica. È quello che noi siamo. Quella della vita è bella in un film che è dal punto di vista tecnico 100.000 volte superiore, ma è una visione idealistica. È come noi vorremmo essere. Io personalmente preferisco sempre di più la visione artistica che mi racconta la merda di ingegno che come italiana io sono, no, non che se lo sono io, cioè nel senso che mi racconta la realtà senza edulcorarmela, senza darmi una visione idealistica che non è realistica. Secondo me, in questa chiave, il film di Zalone è molto più vero della vita è bella. La vita è bella è un'opera bella per consolarci e dare a noi stessi un'immagine migliore di quello che realmente siamo. 41 minuti di intervallo. Poi dite che a scuola mia, con la mia non si fa niente, 41 minuti di intervallo. Ok, spero che il video vi sia piaciuto. Spero che vi piaccia quest'idea di mettere ogni tanto, non più di una volta al mese, ma facciamo anche un mese sì, un mese no, vediamo una recensione di un libro o di un film come intervallo rispetto al tema, al filone principale del canale, esattamente come Dreen, la campanella a scuola sono all'intervallo. Spero che vorrete farmi le domande per la rubrica, come ha detto che l'abbiamo chiamata? Antonella risponde. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, vi prego, mettetemi un like perché ho un sacco di dislike e quindi questo fa sì che l'algoritmo di YouTube mi penalizzi moltissimo. Vi prego, aiutatemi se il contenuto è di vostro gusto. Se il canale, vi ricordo che il tema principale del canale è divulgazione di scienze giuridiche e opinione politica. Se vi piace, se vi interessa, vi prego di iscrivervi al canale. Grazie di esistere e ricordatevi sempre, l'educazione non è la preparazione alla vita, è la vita stessa. Buonanotte.